Buonasera, sono qua per replicare al comunicato che Riparte Bisignano ha fatto uscire, se non sbaglio, ieri, dove si parla di mala sanità, si parla di falle sul nostro polo ambulatorio e su oggettive mancanze. Però mi sembra quasi di leggere una lettera agli acchitè, quando in consiglio comunale, ad ogni consiglio comunale che si è svolto in passato, ho aggiornato ogni volto il lavoro fatto, un lavoro continuo, certosino, e in un certo tempo da ritenere anche estenuante, estenuante. Perché sono quasi 2 anni che mi sto occupando di questa problematica. Allora, facciamo un po' d'ordine. Facciamo un po' d'ordine. Il polo ambulatorio di Bisignano, quando ci siamo insediato, era lì per una chiusura netta, chiara, per mancanza di personale soprattutto amministrativo, ma anche personale medico. Allora, la carenza di personale medico è oggettiva. Quasi 2 anni fa ci siamo insediate, veramente 1 anno e 8 mesi se non erro, ci siamo insediate come amministrazione comunale con l'amministrazione Fucile e abbiamo trovato questo sfascio. Messi all'opera ci siamo resi conto come dovevamo marciare. E devo ringraziare la figura del dottore La Regina, che comunque ci ha ricevuto e insieme abbiamo tracciato un percorso a breve tempo, a medio e a lunga scadenza, per far sì che per portare sì una progettualità e un miglioramento immediato del sistema sanitario che ci può offrire il polo ambulatorio di Bisignano. Allora, a Bisignano non si potevano fare nessuna pratica amministrativa, come ad esempio la più banale, la scelta e revoca del medico. Non si effettuavano più le vaccinazioni dei bambini, le specialistiche ridotte al lumicino. Oggi, grazie a Dio, tutte queste cose si fanno e si fanno anche le pratiche burocratiche. E non si deve andare a Montalto, ad Acri, si fa qua a Bisignano. Intanto abbiamo tirato dei servizi nuovi nel frattempo, servizi nuovi come quelle delle analisi cliniche, le analisi che vengono effettuate previa prenotazione nel nostro ambulatorio ogni giovedì. È un sollievo, è già un qualcosa, è un aiutino. Perché la gente anche a risparmiare 20 euro oggi porta un po' di, come dire, refrigerio in una situazione che scotta, la gente non ce la fa più, non ce la fa più a tirare avanti. Comunque, ancora per intenderci bene, abbiamo migliorato il servizio avendo qualche specialità che prima non avevamo, tipo la dermatologia. Ogni mercoledì abbiamo 10 ore di dermatologia qua a Bisignano. Per quanto riguarda invece le guardie mediche, faccio osservare questo, la guardia medica purtroppo non è sguarnita solo Collina Castello o Macchiatavola, che sono due postazioni ben distinte e separate. È per il nostro territorio vasto. E perché Macchiatavola, come continuo a ripetere, non serve solo la cittadina di Bisignano, ma bensì tutti i comuni limitrofi, da Mongrassano a Lattarico, a tutte quelle zone là, tutti i nostri confinanti si servono della nostra guardia medica e questa è una cosa che ci fa piacere. Anche là abbiamo comunque dei problemi, ed è un cantiere, stiamo cercando una nuova sede e non è proprio facile, non è facile per niente e comunque si sta tirando avanti. Per quanto riguarda la carenza dei medici
proprio strettamente della Guardia Medica, paghiamo lo scotto come lo pagano ogni comune della Calabria e della nostra provincia. E assolutamente, prima c'era una carenza continua soltanto sulla nostra cittadina, adesso no, viene spalmata per l'intera provincia. Se un giorno il medico di guardia manca ad Acri, il secondo giorno mancherà sicuramente a Bisignano, il terzo giorno mancherà a Cerzeto, e così scorrendo. Almeno non manca solo a Bisignano, ma manca dappertutto. È una carenza che va colmata e ci vuole tempo, purtroppo. Non c'è la possibilità di risolvere il problema d'amblè, è impossibile tutto ciò. Comunque, io non mi sarei aspettato una lettera così, perché nelle comunicazioni ho sempre comunicato il nostro operato, e qua viene ignorato, viene qua praticamente da quella lettera si evince che a Bisignano non abbiamo nessun sussidio sanitario. Dobbiamo pensare a una cosa, che noi ci siamo insediati in piena pandemia, abbiamo trovato praticamente una situazione a dir poco raccapricciante. Presi in mano la situazione, si è continuato con la vaccinazione, e ancora ad oggi posso garantire che stiamo effettuando delle prime dose. Mi prodigo di persona per recepire i vaccini e ottenerli dal centro ABI di Cosenza, e ringrazio per questo il dottore Convolti che si è messo a disposizione, e persino l'altra settimana ho fatto una prima dose. Poi completerò quest'opera grazie alla farmacia Cotroneo, che mi ha messo a disposizione i vaccini per le altre dose, e nonostante ciò, ancora, ormai non se ne parla più di pandemia, ancora noi stiamo portando a compimento quello che si chiama vaccinazione di massa, oppure il raggiungimento della diciamo di una vaccinazione totale della popolazione. Del resto era il nostro impegno. Noi sapevamo che il comune versava in una condizione non ottimale, cioè abbiamo trovato un dissesto elevato che ci ha bloccato completamente per mille cose. Nonostante ciò, ci prodighiamo quotidianamente, e questo ve lo dico veramente con il cuore in mano. Lavoriamo, la nostra amministrazione, unita a Pigna, lavora 7 giorni su 7. In un territorio che è devastato. Noi abbiamo 360, questo ecco per dare una risposta e una completezza a quello che non si dice, perché non c'è un riconoscimento, e questo mi fa male perché va riconosciuto l'impegno che la gente dà. C'è gente che in questa amministrazione lavora 7 giorni su 7, i risultati parlano chiaro. Abbiamo 360 km di strada e sono tutte dissestate. Con quali soldi possiamo aggiustare queste strade? O possiamo dare aiuto a chi ti chiede aiuto ogni giorno? Comunque, non la faccio più lunga. E guardate quello che abbiamo, quello che potremmo avere, e in seguito è un discorso che non lo possiamo immaginare. Se hanno tirato in ballo la primaria della odontoiatria, la dottoressa Loizzo, che stimo tantissimo, direttore del suo reparto in ospedale, una personcina veramente a modo, che fa parte della commissione sanitaria nazionale. E se ci può dare un aiuto, perché ben venga, parliamo insieme, ne parliamo, concordiamo, e ben venga qualsiasi aiuto. Ma in tal modo già ci siamo mossi, e posso dare un annuncio. L'altra volta, e questo è un discorso che è
a breve scadenza, il prossimo anno la BCC di Bisignano ci ha offerto l'acquisto di un apparecchio MOC. Questo comporta che le donne avranno questa possibilità di fare una MOC gratuitamente al nostro polo ambulatorio. Quindi siamo molto sensibili alla problematica e al bisogno dei nostri cittadini. Grazie e buona serata.